Allora, vediamo un po' cosa c'è. Fare una carbonara? Allora, grande carbonara, Possiamo fare pancettina. pancetta 1. Le uova, il guanciale, ma soprattutto la pasta. Uova, guanciale, pasta. Se non c'è la pasta, ma dove vai? Pasta lunga, mi raccomando. Pasta lunga, ma un po' carino. Che fai, cose buone? Allora, facciamo mettere un po' l'olio, amalgamare un po' tutto bene. Cipollina, sì. Cipollina, cipollina, cipollina. Quella di Trofea sarebbe il massimo. Quella di Trofea, ecco. Mi raccomando, lavorate sempre su un piano pulito e uniforme. Pulito e uniforme, mi raccomando, Allora, questa qui, questa fettina qua, va tagliata, diciamo, non troppo sottile, per farla friggere un po', no? Lo voglio friggere. Taglio prima grossolano, no? Longitudinale, mi raccomando che sia longitudinale. Longitudinale. La cipollina può piacere, però è difficile da digerire. La cipollina è la regina del soffritto, insieme a carota e sedanino. Il triumvirato del soffritto. Cipollina, carota e sedanino. Questo qui è un po' troppo. Ah, attenzione alle mani, perché questo qui scotta. Ragazzi, poi lavorate sempre con le mani, perché la carne la dovete sentire. Un'altra cosa importante, c'è bisogno sempre di un aiutante. Allora, il movimento importante è questo, buttare tutto così e via. No, che vermicello è. Quando si prepara da mangiare, anche l'ottimo nella sua parte, c'è bisogno che comunque la tavola sia ben imbandita, che se no il commensale si alza e se ne va. Allora, quanti siamo a tavola? 4 persone, 4 forchette e 4 coltelli, via! Messi, beh, l'abbiamo preparato prima così per risparmiare sul tempo. Ecco qua, mi raccomando, sempre sopra alle posate, è importante. Il galateo, sbiadalo. Poi dopo, al commensale, quando esce fuori, date lo scontrino. Adesso non ci resta che impiattare. E mangiare. Rubrica accessori. Ragazzi, questo a tutti voi potrebbe sembrare, diciamo, uno strumento inutile, uno strumento futile. Invece questo qui è semplice, questo qui lo vedete da questa forma un po' a cuneo scavato, a questa forma a diamante, no? Cosa può mai servire? No, prendete un bel limone, bello grande, tagliate a metà, quarti, come volete. Ce lo infilate dentro, una tecnica di autoerotismo, no. Infilate dentro, premete e poi girate bene. Vedete che sotto vi uscirà un succo di limone che non avete mai provato in vita vostra. Provateci e poi me lo scrivete e mi dite come vi siete. Mi raccomando, ciao ragazzi.